Francesco. Bene, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo invito, grazie alle volontarie e volontari che nonostante la calura sono qui e con il loro lavoro permettono questi incontri pubblici con tante cittadine e cittadini che giustamente poi vogliono anche ballare oltre che ascoltare noi che parliamo di politica. Io credo che innanzitutto il congresso del Partito Democratico di Bologna sia una bellissima occasione per parlare della nostra area metropolitana, della nostra città, delle nostre comunità e credo che il Partito Democratico di Bologna abbia bisogno davvero di mettersi in moto e riannodare quei fili di dialogo che sono stati secondo me un po' trascurati con la società bolognese. Che cosa intendo? Che forse siamo stati un po' troppo chiusi in federazione, trascurando quei rapporti con il mondo del volontariato, il mondo della cultura, con le associazioni imprenditoriali, con i sindacati. Ci sono davvero, se noi vogliamo essere utili, per esempio, è una cosa che ho vissuto anche personalmente, io sono, sono presidente di una commissione d'inchiesta al Senato sul femminicidio e la violenza di genere, ma sono anche in commissione cultura, istruzione e sport. E devo dire che il dialogo per esempio con il mondo della cultura che è particolarmente vivo nella nostra area metropolitana non è mai stato sollecitato tra eletti e chi fa cultura nella nostra città. Si sono sentiti sia loro gli operatori del mondo dello spettacolo e della cultura, sia gli eletti che devono cercare di fare delle cose per cambiare questo paese, per, sapete, il governo ha investito moltissimi soldi per esempio nella cultura in questi anni, ma questa connessione è davvero mancata, è uno dei temi che credo noi dovremo mettere al centro del dibattito congressuale, come questo partito vuole stare in relazione con chi per esempio, altro mondo ricco di volontari e volontarie, il mondo dello sport, le associazioni sportive, come tenere, qui abbiamo l'assessore allo sport, la relazione con lui. Io credo che non possono essere lasciati da soli consiglieri comunali, amministratori locali, perché un partito serve a quello, è un grande corpo intermedio che serve a tenere viva il dialogo con la società. L'altro punto è che forse questa federazione si è concentrata molto su Bologna, ma ha molto lasciato in totale solitudine sia gli amministratori locali dell'area metropolitana, perché la nostra area metropolitana non può essere soltanto un'architettura istituzionale, deve essere un qualche cosa che noi facciamo politicamente vivere e crescere dal basso e questo significa condividere assieme le linee politiche e programmatiche che vogliamo condividere insieme. Uno dei tanti temi di cui mi sono occupata, per esempio, è l'edilizia scolastica e anche su questo non è possibile che quando arriva un finanziamento dal governo si proceda in ordine sparso. Io credo che possa nascere invece dal basso, appunto grazie ad un partito vivo e vigile che sa tenere assieme gli amministratori locali con una progettualità che coinvolge quindi il futuro delle comunità locali tutte, che possa fare appunto questa grande opera di costruzione di un'area metropolitana che non può vivere soltanto nel chiuso delle stanze delle istituzioni. Questi sono i due principali punti che io vorrei mettere al centro
del dibattito congressuale. Si è molto parlato nel dibattito giornalistico in questi giorni di una necessaria unità dei renziani. Come sapete, io, Marco, Luca, abbiamo sostenuto Matteo, molti di Casalecchio anche, abbiamo sostenuto con grande convinzione Matteo Renzi. Lo abbiamo fatto, personalmente l'ho fatto, perché penso che Renzi abbia lasciato un paese migliore di quello che aveva trovato, in tutti i tassi, in tutti i dati macroeconomici ci dicono questo. C'era un paese che era sull'orlo del baratro, aveva un tasso di crescita negativo. Oggi, come sapete, il PIL è addirittura superiore rispetto dello 0,4% rispetto alle previsioni. I dati della disoccupazione, che erano drammatici, sono ancora molto problematici, ma sono senz'altro migliorati grazie anche alle riforme fatte. Però quando noi adesso parliamo qua di congresso di Bologna, io credo che non sia un tabù, non sia più che altro un dogma intoccabile l'unità renziana. Come sapete, ci sono esponenti che hanno sostenuto Renzi, come Gianluca Beniamati, che si è già schierato con Francesco Critelli. Io credo che noi invece abbiamo bisogno di togliere le maglie del congresso nazionale e metterci a lavorare e sodo per costruire un Partito Democratico di Bologna solido, ma soprattutto aperto alla società bolognese, per dare davvero poi un contributo importante, politicamente importante, al Partito Democratico Nazionale. Non bisogna drammatizzare ecco, forse questo dato è la dimostrazione di come un congresso necessariamente unitario, secondo me, non è poi così fondamentale, ma discutere, far tornare la politica tra noi, risvegliare i circoli con un congresso che sia fatto non appunto di schieramenti nazionali che rispecchiano il congresso nazionale, ma un contributo trasversale su temi molto concreti che riguardano le cittadine e cittadini della nostra area metropolitana, credo che sia soltanto utile. Il giorno dopo, come sempre, chi vince è il segretario di tutti, e chi, lo ha dimostrato Marco Lombardo nel passaggio in assemblea congressuale che abbiamo fatto l'ultima volta, quando abbiamo l'assemblea, non in modo ampio come noi avremmo voluto, ma in modo si è candidato in assemblea. Lì non abbiamo vinto, ma abbiamo sostenuto lealmente chi ha guidato la federazione in questi mesi. Grazie.